al via l'ottava edizione della Città Incantata, festival organizzato alla Sala Roma di Nocera Inferiore e che coinvolge le scuole della città. A inaugurare la rassegna cinematografica sul tema della violenza e dei diritti umani, la proiezione del film A Chiara, con protagonista una quindicenne dal carattere forte e determinato che si interroga su cosa gli potrà offrire la società per il suo futuro. In sala, gli studenti del liceo Senzale. È una gioia vedere una sala cinematografica piena di ragazzi e sicuramente c'è tantissimo entusiasmo anche da parte nostra. Si torna in sala, il cinema scuola è un'occasione importantissima, preziosa di formazione ma anche di socializzazione per questi ragazzi. L'obiettivo della Città Incantata Film Festival è portare in sala dei temi importanti che i ragazzi poi sicuramente affrontano con i loro docenti anche in classe. Quest'anno in particolare ci occuperemo di violenze e di diritti umani. Questa mattina i ragazzi stanno vedendo un film che si chiama A Chiara, che parla di 'Ndrangheta, quindi dopo ci sarà il dibattito, è un'occasione di confronto. Ma ci piace anche l'idea di permettere ai ragazzi di vedere dei film di qualità che generalmente non si vedono nelle sale perché magari poco distribuiti. E soprattutto ci piace l'idea che i ragazzi frequentino la sala, perché la visione dei film è sempre più confinata negli ambienti domestici, su schermi sempre più piccoli, ma noi crediamo nella potenza e nella magia del cinema in sala. Ci sono sei film in cartellone, tre film per il macro tema della violenza e tre film per il macro tema dei diritti umani. Si parlerà della guerra in Siria, avremo film dedicati alla vicenda di Anna Frank e ancora un cartone animato per i più piccoli, Ernesto Celestin, che è stato sceneggiato da Daniel Pennac sul tema della tolleranza e dell'intercultura. E poi avremo un film che si chiama Figli del Sole sul lavoro minorile ambientato in Iran, quindi ecco uno sguardo multiplo su contesti geografici che generalmente sono lontani dalla nostra cultura e su temi appunto ad ampio spettro che sicuramente intrecciano delle discussioni altrettanto importanti che i ragazzi già fanno in classe. È un bellissimo evento, sono bellissime mattinate quelle che stiamo vivendo e che oggi iniziamo appunto a vivere a Nocera Inferiore grazie ai ragazzi della Città Incantata. Io dico ragazzi perché sono anni che collaboriamo e come amministrazione comunale abbiamo inteso riorganizzare insieme a loro questa bellissima rassegna che mette al centro il cinema, ma mette al centro soprattutto i nostri ragazzi, e vedere il cinema Sala Roma di Nocera Inferiore pieno di entusiasmo dei ragazzi quest'oggi del liceo scientifico Senzale, ma saranno tutti gli istituti di Nocera che parteciperanno a questa ottava edizione, è importante anche e soprattutto per i messaggi che intendiamo lanciare con la rassegna di film accuratamente scelta dalla direzione artistica della Città Incantata con temi sensibili e importanti. Quest'oggi si parla appunto di mafia, ci si è allontanati un po' dalla visione al cinema dei film, oramai tramite lo streaming, i computer a casa c'è la possibilità di vederli, invece ritornare a far vivere una grande realtà è importante anche e soprattutto perché si vive la convivialità, potersi poi confrontare con i compagni di scuola, con gli esperti che sono presenti qui e commentare la visione del film è un atto che da soli a casa non si può fare, quindi vivere al meglio la partecipazione.